Buonasera, altra puntata di Spazio Civico 2022. Abbiamo qui questa sera l'onore e il piacere di avere l'assessore alla manutenzione, l'assessore alla rete, ma poi vedremo anche le altre deleghe, l'assessore Domenico Livorno. Ciao assessore. Buonasera Valentino, buonasera a tutti. Sono l'assessore Livorno, per chi non mi conoscesse, tra le deleghe, a parte manutenzione, servizi a rete o anche servizi cimiteriali, protezione civile, efficientamento energetico e aree verdi. Allora, volevo iniziare, A se te, mi la permetti, domanda la inizi faccio tu, io. va benissimo, va Allora, bene. capisco che tu Sì, già hai voglia di ho parlare. Allora, io ti volevo tanto. chiedere una cosa. Tu, Sì. intanto, è da, insomma, 3 mesi che, aspetta, agosto, settembre, ottobre, 2 mesi e mezzo. Insomma, questa esperienza in questo periodo, che cosa ti ha dato, umanamente parlando? Tra l'altro, devo dire che lui è un uomo dell'esercito. Tra l'altro, mi ha detto una bella cosa la volta scorsa, perché noi francamente non ci conoscevamo. Io l'ho incontrato per la prima volta durante, cioè al giuramento, Esatto, il primo agosto, se non confermo, ricordo confermo. male. E poi non ci siamo più sentiti né visti, non avevo manco numero di telefono. L'unico fatto è che io l'ho bombardato nel senso più Senso buono, buono del certo, è termine costruttivo e nel termine. costruttivo, spero. E detto questo, ci siamo, diciamo, risentiti qualche giorno fa per questa intervista. Lui mi ha detto una cosa bellissima per me. Dice: io sono un uomo dell'esercito e il giuramento vale urbi et orbi a 360 gradi. Giuramento significa fedeltà, significa rispetto. E me lo ha dimostrato perché di fatto per 2 mesi l'ho bombardato giustamente anche di problematiche che non so quanti altri assessori sarebbero riusciti a sopportare questo martellamento. Detto questo, allora assessore, allora a te la parola. Che Sì. cosa abbiamo fatto? Che cosa hai fatto? Allora, sì, Abbiamo no, abbiamo, perché comunque hai è fatto, hai fatto. qualcosa di tutti, quindi non Abbiamo come comunità. abbiamo, esattamente. Allora, io riprendo dove abbiamo lasciato, ovvero dove hai lasciato con i miei colleghi assessori. Tu hai detto, la tua frase è stata, se noi mettiamo le videocamere, risolviamo l'80% dei problemi. Ebbene, stamattina abbiamo fatto l'ultimo step, ovvero l'incontro con il comandante dei carabinieri, il maresciallo Di Grazia, il comandante della polizia municipale, il comandante Patellaro, e per stilare che cosa? L'ubicazione delle videocamere, perché tutta la settimana mi sono prodigato, ovviamente questo diciamo è l'elemento aggiunto di un'aggiunta tecnica, scusando il giro di parole. Perché essendo un ingegnere, piuttosto che dire al funzionario facciamo questo progetto di fattibilità tecnico-economico per l'impianto di videosorveglianza, la frase è stata facciamolo insieme. Quindi, cooperando insieme al funzionario, che ringrazio l'architetto Lobocchiaro, abbiamo finalmente stilato quello che è il progetto di fattibilità tecnico-economico per l'impianto di videosorveglianza per i fondi del Ministero degli Interni. Quindi parliamo di 24 Io prendo telecamere, appunti sì, nel 24 frattempo. più 6, perché le 6 telecamere sono quelle di lettura targhe che verranno messe, diciamo, nei punti strategici che sono stati appunto determinati dal comandante dei carabinieri e comandante della polizia municipale, e quindi finalmente Misil Meri avrà queste telecamere funzionanti. La mia domanda Sì, purtroppo è sempre quella. date, Quando? ecco, date, perfetto. Allora, io come date posso dirti giugno 2023, perché comunque sappiamo che l'iter burocratico è lungo, però siccome ho visto molto affiatamento da parte diciamo un interessamento a 360 gradi da parte del Ministero, secondo me avremmo pure qualche sorpresa in primavera, però tariamoci per giugno 2023. Ok, quindi fino Questa è a la prima giugno data. 2023 avremo qualche problema con gli sporcaccioni. Ecco, questo però qui chiedo che la telecamera aggiunta, ho detto 24 più 6, quindi 30, la 31ª telecamera deve essere il cittadino. Deve essere il cittadino perché deve denunciare i fatti. Cioè, alla fine, quando mi viene riferito, ah, ma io l'ho visto però, ah, ma io l'ho visto però, diciamo che lascia pure il tempo che trova. Quindi la 31ª telecamera deve essere il cittadino misilmerese. Poi, questa è una scadenza lunga. Andiamo alle scadenze un po' più corte. Allora, abbiamo ottenuto dei decreti di finanziamento per quanto riguarda Piazza Cosmo Guastella, Corso Vittorio Emanuele, Corso 4 Aprile e il giardino di fronte alla Cappella di San Giusto, la ristrutturazione del mercato ortofrutticolo, l'ex Palazzo Bonanno, il Parco Castello, Via Nazionale di Portella di Mare,
nonché la strada di Salaimi, e, per intenderci quella che va dal vecchio maniero verso la nostra condotta, e Piazza Antonio di Pisa. Questi ultimi, diciamo, siamo nella fase di progetto esecutivo con l'adeguamento ai nuovi prezzi, perché visto che ci sono stati gli aumenti, dobbiamo fare l'adeguamento ai nuovi prezzi. Però qui parliamo, ti posso dare una data, gennaio 2023, iniziano i lavori. Benissimo. E possiamo specificare i singoli lavori oppure no? Per esempio, al mercato ortofrutticolo che faremo? Allora, ripristinare i luoghi, però qui diciamo c'è una scelta da momento dico c'è la ristrutturazione del mercato ortofrutticolo, la destinazione d'uso, ne riparliamo poi insieme all'altro assessore. Chiedere, Sì. scusami, assessore, se io, perché la gente da casa vuole capire. Per quanto riguarda, io spero che si senta bene, tutto a posto. Per quanto Sì, riguarda insomma, invece Corso vicino. 4 Aprile, no? Sì. Noi che cosa faremo? Allora, ripristino del manto stradale, sia di Corso Vittorio Emanuele sia di Corso 4 Aprile. Perfetto, quindi manto stradale. Esattamente. Poi ripristino di tutta la piazza, quindi ristrutturazione di tutta la piazza Cosmo Guastella. Cosmo Ci Guastella. siamo. E poi successivamente anche la piazza Antonio di Pisa, Perfetto. però questo è qua dopo che verrà fatto adeguamento ai nuovi prezzi. Ci siamo. Perfetto. Quindi sicuramente se questo sarà dicembre-gennaio, qua parliamo di qualche mese più tardi. Benissimo. Ok. Allora, vuoi andare avanti o cominciamo con le domande? Come Allora, preferisci. ti volevo chiedere innanzitutto la prima cosa. Oggi mi è stato segnalato, non so se è un problema poi che puoi risolvere tu o un tuo collega. E allora, ci sono molte zanzare, mi dicevano, presso, intanto in tutto il paese, ma soprattutto mi dicevano presso la scuola Traina di Misilmeri. Tant'è che molti bambini ricorrono ai vari Autan, eccetera, eccetera. Si può fare qualcosa? Ma È di tua. assolutamente sì, si può fare, cioè si deve Si fare, cioè deve non è fare. che diciamo esiste il problema e non c'è la soluzione. Ok. Si deve fare. Io adesso ne parlo con gli uffici di competenza perché a Ok. questo punto non, diciamo, se sono muniti di zanzariere, vediamo l'efficienza di queste zanzariere. Se non sono munite, le facciamo ex nome. Dico, Ok, o quantomeno o un'opera quantomeno, esatto. Oppure anche degli interventi tamponi Perfetto. sarebbero ottimali, anche una disinfestazione. Disinfestazione. E questo intendevo. Non so se si faranno Quindi di gare qui in questo questo caso. assolutamente, quindi diciamo che dobbiamo cooperare in tre come assessori e coinvolgere tre aree di Beh. pertinenza. Quindi affronteremo la Quindi, questione, risponderemo nel più breve tempo possibile. zanzare e disinfestazione. Poi posso passare alla seconda domanda. Assolutamente Io ho sì. un cruccio, praticamente questa contrada Marraffa rappresenta, io non ci abito, però ogni giorno mi arrivano lamentele. Tra l'altro, non so se tu l'hai visto, io sono stato là più volte a fare dei video. Perché io ritengo che sia veramente, e non solo Marraffa, lo scempio di Misilmeri. Fermo restando che tu né io vogliamo lo scempio di Misilmeri perché è Assolutamente. causato da altri, allora, innanzitutto lì, al di là delle telecamere che arriveranno Perciò dico a quello. giugno, ma si può fare un intervento? La situazione è disastrosa, oltre che pericolosa. Ti dico pure che nel mese di settembre mi sono arrivate molte chiamate da parte dei cittadini che si lamentavano del cattivo odore che arrivava da là sopra scendendo verso San Giuseppe. Ecco, si può fare un intervento lì? In realtà già stiamo lavorando con gli uffici di competenza perché lì è stata un'area dissequestrata, quindi abbiamo questa scarica purtroppo abusiva e dobbiamo ben dirlo. Purtroppo ci sono stati degli eventi tale per cui hanno praticamente inquinato il tutto. Quindi adesso noi dobbiamo praticamente fare uno studio, chiamiamolo uno studio di fattibilità, giusto per capire anche che tipologia di spazzatura abbiamo, quindi diversi codici e quindi come fare intervenire le ditte, anche perché si parla anche di amianto, se non sbaglio. Ma non solo Sono stati, amianto, vabbè, perché ci però sono dico, già ci sono elettrodo. assolutamente, quindi rifiuti ingombranti, poi rifiuti pericolosi, insomma, quindi sicuramente dovrà intervenire una ditta specializzata, quindi lì dobbiamo intanto vedere anche l'importo e quindi ritorniamo sempre al discorso come l'altra volta del bilancio. Ragion per cui prima si fa uno studio di fattibilità, si vede il prezzo adeguato e poi da lì fare delle gare d'appalto per appunto affidare questo servizio di pulizia straordinaria, ovviamente. Assessore, i tempi. I tempi, i tempi. Allora,
Stamane abbiamo fatto un bel pranzo con gli altri assessori e con il sindaco. Abbiamo Tutto buono parlato e appunto benedetto. di bilancio, però l'abbiamo fatto a Palermo, non eravamo qui, altrimenti già lo sapevi prima. E da lì si parlava come tempistica di consuntivo, si parla di entro fine ottobre, e poi approvazione del bilancio. Noi speriamo tra la metà di novembre, per la metà di novembre. Quindi da lì in poi inizierà a partire a bomba con tutto quello che ci siamo detti e quello che è rimasto, Quindi ahimè, noi in dal sospeso. 15 di novembre possiamo già sperare in diciamo, Io una spero di messa fare un'altra in intervista moto. con te e dirti Io la sarei. data è questa, quindi Io sarò. insieme all'altro Ma assessore, quindi. tutti e quattro, quattro potete avere, siete quattro mi pare, sì. Più il sindaco qua, ripeto, per dare be delle belle notizie, se ve ne sono. Purtroppo la situazione in questo momento è molto Assolutamente sì. complicata. E allora, dimmi tutto. Sì, poi siamo passati da breve per andare a brevissimo. Allora, rifacimento strade è stato affidato alla ditta che ora mi sfugge il nome, però possiamo poi alla fine, diciamo anche sul sito del comune esce tutto per amministrazione trasparente, quindi da lì potete andarlo a verificare, per il rifacimento di alcune strade urbane che al momento, diciamo, sono scritte nel progetto, mi sfuggono, dico la verità, e quindi verranno fatte alcune strade appunto ai comuni di Silmeri Verranno e di fatte intende Bologna. asfaltate. Assolutamente sì, quindi Ok. parliamo di manto Sì. stradale, parliamo di manto stradale, Ok. sia di Misilmeri che di Portella Ok, di Mare. che spesso dimentichiamo. Assolutamente, Ok. infatti ho voluto precisare sia Misilmeri che la frazione di Portella di Mare, anche se, perdonatemi, dirò Misilmeri, ma io intendo sia Portella di Mare, Piano Stoppa, Però Gibbia Grossa, tutte le... specifichiamo, dico Assolutamente sì, specifichiamo. assolutamente sì. Ok. Poi Pulizia Caditoie e Oh, ecco, Tombini. era un appunto Sì, mio. questo di Non qua... c'eravamo messi d'accordo. Perché questo di qua è stato affidato mercoledì. Quella dei Quindi, tombini. sì, quindi parliamo di 2 giorni fa. È stato affidato mercoledì alla ditta, appunto, la Pulizia di Caditoia, sistemazione dei tombini. E quindi non in settimane, ma in giorni vedremo la ditta che opererà. Giorni significa oggi che è Oggi è venerdì. 14, 20. Allora, io spero lunedì stesso, però con Di Meteo permettendo. Quindi, diciamo Però che la prossima settimana, tra lunedì e venerdì, l'intorno va bene, oppure ti do una intorno data bello perché ancora tu hai più studiato precisa. Eh matematica. sì, analisi Allora, 1, analisi 2. benissimo. Allora, però il discorso è questo, comincia a piovere. Lo so, Quindi problema. diamo per chi ci segue, giorno 20, Allora, oggi abbiamo detto 21, ne abbiamo, oggi ne 14. abbiamo 14, Diamo diamo 21. 21 che è il venerdì della... Esatto, perfetto, Ok, per diamo 21. 21, diciamo, i tombini dovrebbero già Le essere. caditoie pulite e i tombini, dobbiamo iniziare a vedere qualche, diciamo, Ok, qualche perché traccia, molti, ecco. anch'io per la verità, abbiamo un po' di preoccupazione. Andiamo avanti. Anche io. Poi, impermeabilizzazione della scuola, diciamo, del tetto della scuola Don Carlo Lauri. Ok. Questa di qua, del Don Lauri, scusami. No, E poi a seguire anche le altre scuole. Inizierà da lì, è una ditta di Misilmeri, tra l'altro, perché comunque ci sono stati degli episodi in cui ci sono state infiltrazioni d'acqua, alcune aule, giustamente, c'erano dei bambini che praticamente... non potevano, non, cioè, venivano spostate dalle aule perché gli pioveva praticamente nell'aula. Quindi abbiamo dato delle priorità e inizieremo con la scuola Don Lauri e poi a seguire tutte le altre scuole. Benissimo. Io non so come si vede da Sì. casa perché c'è qualche problema visto il maltempo di linea, però intanto cominciano a scrivere. Allora, il primo che scrive, scusami se ti ho Sì, interrotto, non ti preoccupare. allora è Dario Arena. Sì. Professore, davanti, vabbè, te lo traduco io, la gelateria che c'è in Piazza Antonio de Pisa, Ponci, Che già dei ponci, mi venuto in mente. ecco, io non lo voglio, ecco, ci stanno lasciando le due ruote dentro la fossa. Vabbè, ci siamo capiti, io ti ho letto quello che c'è Sì, scritto. sì. Ecco. Allora, ha operato la ditta lì, che c'era una perdita idrica, Sì. se ti Sì. ricordi, non so, era stato Sì, pure ci ho fatto pure segnalato, le tu avevi foto fatto io, pure sì. tu le foto, ha operato e poi praticamente doveva ritornare, perché comunque doveva fare altre perdite, per motivi della ditta personale non è ritornata, quindi Ok. noi ottempereremo in qualche modo, quindi con Ma asfalto a assessore, freddo, scusami, ma se sì. ci mettiamo noi due, Dici tu, io con la prendiamo pala e con tu l'asfalto con. a freddo, Ma prendiamo intanto l'asfalto a togliamo le freddo pietre e che togliamo sono. le pietre. Allora, un problema Siamo al principale, lo centro dei sai, Mesolmeri. assolutamente sì, però... Processioni, persone, gente che va a prendere un gelato, gente che passa. Dico, io capisco tutto, la gara, tutto quello che vuoi tu, però assessore, che vamo a fare?
Allora, tu lo sai benissimo, quella situazione della nostra manovalanza, tant'è vero che noi aspettiamo il personale con reddito di cittadinanza tramite i progetti PUC che verranno tra fine mese e metà del mese. Quindi, con manovalanza e ovviamente materiale, possiamo iniziare a ottemperare a tutte queste problematiche. Questo appunto fa capire che la manovalanza per ora è prossima allo zero. Quindi abbiamo pochi operai e questo è il problema. Quindi operiamo poco alla volta. Allora, Sì. premesso che non è colpa tua, Vabbè, premesso che non, dico. dico, noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione, non possiamo stare altri 15 giorni ad aspettare i PUC, perché lì tra l'altro, scusami, ci sono bambini che la mattina vanno a scuola, ci sono macchine che passano, dico, vediamo di trovare una soluzione, non ce ne sono, operai del comune. Allora, abbiamo degli operai che praticamente chi gestisce l'autobotte, chi ovviamente lo aiuta perché l'acqua ovviamente è Lo sai che ti importante, voglio quindi bene, ti boh, stimo, però non mi convinci. allora non ti convinco, allora ti darò dimostrazione, facendo leva sempre sul giuramento e quindi Vabbè, dicendo che dai. no, lo faccio perché ti tocco sul punto debole Lo so, ma. e quindi troviamo la soluzione, trovo la soluzione, va bene? Proviamola e diamo Quindi dei se. ti do un tempo, entro mercoledì della prossima Benissimo, mi settimana, fai. Se no, assieme. se no scendiamo insieme, Ma sta vero, non bene? so se si può fare, se i carabinieri ci arrestano, però dico, tu ti metti col. Io mi metto con la pala e tu con la caldarella. Ma veramente lo sto Entro dicendo. mercoledì. Lo Ok. metto io Vedi come. che registra. Vabbè, assolutamente. Mi assumo la responsabilità di quello che Allora, quindi dico. siamo riusciti a rispondere al signor Dario Arena. Mi permetto un'altra domanda? Assolutamente sì. Allora, la signora Giovanna Messina di Misilmeri dice il canneto, scusate la vista, il canneto del torrente Sant'Antonio, cioè la continuazione di Via Cuba. Questo canneto mi sta entrando dentro la casa. Vergogna. Il Vabbè, vergogna, canneto, vabbè, vabbè, lasciamo. il canneto, allora intanto io posso dire ci sarà la pulizia dei palloni, questo lo voglio dire grazie, diciamo, alla convenzione con lei, Sente Sviluppo Agricolo. Poi per quanto riguarda diciamo, questo terreno, se mi può dare qualche altra informazione, non lo so, se è comunale, se è di un privato, perché fa da sé che essendo un privato non è che noi comunali possiamo pulire il terreno di un Allora, privato, io ti dico però intanto dov'è. sì. Allora, lei Così io me lo presente, segno, senza almeno, voler fare pubblicità, giusto, in via Cuba dove c'è il fotografo, assolutamente. Sì. di fronte c'è questo spazio dove spesso si mettono, spesso ogni giorno, gli ambulanti. Di fronte. La signora credo che si riferisca a questo spazio che c'è dietro. Guarda, io Intanto posso la signora ci pure. sta ascoltando, Sì, quindi se vuole può perfetto. scrivere meglio la questione, ma credo che il canneto del torrente sia proprio dietro questo spazio. Parliamo di a 30 metri dalla strada, anche meno. Allora, se è di pertinenza comunale, lo segnaliamo all'ESA perché insieme alla pulizia dei palloni facciamo fare pure Ma questo non questo. era previsto, mi pare. No, devo andare a vedere, mi informo, perché sì, c'è la pulizia dei palloni, però c'è un elenco lungo, Perfetto. onestamente non posso Va ricordare bene, tutti i assessore. punti, però mi informo e Noi rispondo alla signora. qui non siamo per Può anche trovare. scrivermi nella mia email istituzionale o se ha contatti con Valentino puoi dargli il mio numero. Vabbè, posso? Assolutamente sì. Va Ok. Allora, andiamo avanti. bene, poi passiamo avanti perché poco fa ho parlato di acqua, giusto? Vai. Allora, finalmente parliamo di smart city idrico, quindi cioè le manovre automatiche, quindi fatte dal remoto, quindi piuttosto che andare lì l'omino, andare a fare le manovre, quindi giro in più, giro in meno, acqua arriva, acqua non arriva, adesso sarà tutto automatizzato. Quindi per evitare diverse problematiche. Sempre parlando d'acqua, aspettiamo una risposta, ma sarà positiva perché già ci è stato detto per vie brevi, però la devo conservare per la prossima edizione, ma ormai la dico, la nuova condotta che va dal potabilizzatore fino all'ingresso del comune di Silmeri. E questo quanto è l'importo, lo sai? Guarda, non vorrei sbilanciarmi, ma parliamo di 5 milioni di Sbilancia. euro. Perfettissimo. E questo quando dovrebbe partire? Questo Allora, finalmente dovrebbe qua tagliare. siamo in fase progettuale, però nella fase di progetto esecutivo, quindi io spero che di qua veramente all'estate dell'anno prossimo iniziamo a scavare, ecco, iniziamo i lavori. Però, ti ripeto, questa me la volevo conservare per la prossima volta per
Però è un po' il quadro più chiaro. Ci siamo. Guarda, però non è intanto. che conservare o meno, anzi, se mi dai questa bella notizia, io sono Questa. felice. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, io, tutti siamo felici. Allora, mi scrive la signora Giovanna Messina, dice: è comunale. Mi È conferma che è comunale. comunale. Va bene, allora, signora, mi informo se tra gli interventi dell'ESA c'è, se non c'è, lo faccio inserire. Perfetto, bravo. Così. Quando uno dice: ah, per risolvere i problemi dei dimensionamenti ci vuole l'esercito. Eccolo qua. Esattamente, esattamente. Ok. Altra cosa da Quindi questo dirmi? qua, Io ti questo volevo qua. chiedere, via Papa Leone, mi scrivono. Via Papa Leone. Via Papa Leone, e dice che è in una situazione pietosa. Io per la verità ci sono stato. Ed è in una situazione pietosa perché il signor Valentino Sucato e l'assessore ogni giorno vanno a buttare la spazzatura là. No, no. Ah, sì, Ok. così Quindi per questi. evitare, Ok, ok. per evitare equivoci. Allora, a questo punto, intanto una pulitura. Poi mi dicono che ci sono un sacco di piante che sono cresciute, che sembra una foresta. E poi c'è un problema di buche, mi dicono pure. Mi sono spiegato dov'è? Sì. Allora, è la strada che congiunge la scuola Don Carlo Lauri con poi, diciamo, la Dietro. parallela di corso di Viale Europa. Ok, perfetto. Quella strada che poi, diciamo, costeggia parallelamente Viale Europa. Ci siamo Va dove bene, c'è, io. senza voler fare pubblicità, un'azienda di analisi cliniche. Ok, va Ok, bene. un'azienda di revisione auto, eccetera, eccetera. Allora, qui devo un attimo. Pietoso, mi dico, io ci Assolutamente. sono stato pure. Allora, qui devo vedere un attimo per quanto riguarda il rifacimento delle strade, se via Papaleone è stata menzionata in Però questa scusami, io presentazione. ti Però, aggiungo un'altra sì. cosa. È uscito tempo fa un comunicato della Regione Sicilia per quanto riguarda un lavoro di sistemazione di via Papa Leone per una frana. Sì, Io però non mi ricordo, cioè non l'ho visto, non ho visto il progetto, il Sì. punto da cui si parte e dove si arriva. Io questo non lo so. Allora, per quanto riguarda dove verrà fatto il lavoro, mi informo con l'ufficio di competenza, però so che c'era una fase di progettazione, quindi poi darò la risposta precisa, però so che eravamo in fase di progettazione e il livello del progetto di fattibilità tecnico-economico e ti confermo comunque ci sono i finanziamenti da parte della regione. Per Quindi, questo. per questo di qua, sì. Quindi adesso io prendo atto di tutto, quindi Naturalmente seguo. io guarda, sogno una cosa, eventualmente Sì. se ti puoi collegare, se ci stanno vedendo i tuoi colleghi dell'ufficio tecnico, e magari se loro ti possono dare qualche informazione in diretta, ma capisco che chiedo troppo. Vabbè, ok, un'altra cosa mi ero appuntato, sì. La frana dietro la scuola, per dove ci sta la scuola. Ok, Perfetto, sì, di quella zona lì. questo ne parlavo la scorsa settimana, sì. Ok, poi un'altra cosa importante è alberi. Alberi. Allora, visto e considerato che a Misilmeri noi abbiamo una serie, fortunatamente, di alberi, gli alberi non fanno solo verde, fanno anche danno. E allora lì ci vuole una manutenzione, addirittura in qualche caso un taglio. Io sono ambientalista, per capirci, però. Anche io sono molto green, sì, Ok, questo. però dico, capiamo che la vita umana è importante. Allora, qui mi piacerebbe un intervento, un monitoraggio vostro, rientra mi pare pure nella tua. Arrivederci, Ok, sì. quindi vedere se ci sono, ma non solo a Misilmeri, anche ora ci vuole in quella frazione di Misilmeri che si chiama Portella di Mare, ma Diciamo che da anche. ora in poi diremo Misilmeri e intenderemo Portella di Mare, Piano Ok, Stoppa e Gimmi Rossi. ok, ok. A Piano Stoppa, vicino al campo sportivo, Sì. eccetera, eccetera. Lì ci vuole un monitor. Io lo capisco che questa sera ti sto, te lo dico No, in inglese, sdivagando 2000 ma problemi, ma per tanto. me è un onore averti, ma è anche un piacere dirti È queste per me un cose. piacere risponderti, Ok, ma tra ecco. l'altro sei un bravo ragazzo e ti Grazie. devo dire sei molto simpatico e sei molto bello chiaro alla luce del sole, ma noi non ci conosciamo, non siamo parenti Assolutamente. e questa è la prima volta, a parte l'intervista di allora, sono veramente Anche perché, contento. come dicevo prima, sono misilmelese ma cittadino d'Italia, per Del così dire, mondo, del pensate. mondo. E allora, ti faccio una domanda, io leggo però in diretta, quindi non. E allora, buonasera, volevo fare. Questo è il signor Gaetano Nascente. Sì. Non so se lo conosci. Comunque, buonasera, volevo fare una domanda all'assessore. Come mai il burrone Balestreros, quindi Ok. Ok, strada per Risalaimi, lo spie Risalaimi, è stato ripristinato il tubo, io leggo testualmente, il tubo del sottopassaggio della strada che conduce ai depuratori, ma il vallone non è stato fatto, cioè lavorato, vorrebbe dire, ma il vallone non è stato fatto. E
appiano con la terra, quindi appiano con la terra, non esiste più. Rientra tra le mani. Non pensa che appena piove, lo leggiamo tutto, non pensa che appena piove il lavoro fatto non serva più e comunque l'acqua si riverserà sulla strada ugualmente. Grazie. Questo rientra tra le competenze dell'ESA, quindi all'interno della pulizia dei palloni ci sta anche il ripristino di questo pallone di risalto. Vedi che sono bravi cittadini. Come? Vedi che sono bravi cittadini. Bravissimi, ecco. Okay. Attenti. Ma questa è la democrazia. Spazio civico, lo spazio è di tutti. Poi con questo assessore è venuto fuori. E allora, grazie. Buonasera professore. Gentile. No, lo penso. Salvo Turdo, ex alunno mio. Allora, Salvo Turdo, buonasera professore. La strada di Contrada Tramontana trattino San Giuseppe. Quindi, Contrada Tramontana trattino San Giuseppe. Lui vuole dire forse la strada che parte, non lo diciamo, da una famosa palestra fino ad arrivare al palazzetto dello sport, probabilmente. Intende questo? Lo so, me lo può specificare. Sì, se me lo può specificare. Ma questo vuole dire la strada dalla palestra fino al palazzetto dello sport, presumo, però se non è così. Quindi vediamo se io ho capito la palestra, se è questa, lo scrivo, non lo dico. Sì, questa è questa. Okay, va bene. Fino al palazzetto, per intenderci. Presumo, però ora vediamo cosa dice lui. Okay. Va bene. Sì, ok, sì. A quanto non dice altro, è molto, diciamo, lapidario. Se deve essere una manutenzione ordinaria, se c'è una perdita. Salvo, una... mi raccomando, un po' quando studiavamo i limiti, un po' di. Allora, Franci Nicosia, in via Santi Baudo, sai dov'è? Ok, c'è un tombino che è pericoloso, soprattutto per i bambini che giocano fuori con il pallone. Ecco, pensare che ci sono dei bambini che ancora giocano fuori al pallone mi commuove. Mi riempie il cuore di gioia, dico la verità. E il link delle segnalazioni, questo è qua, molti l'hanno utilizzato, io invito sempre a utilizzarlo, così abbiamo le problematiche tutte centralizzate, quindi possiamo fare una categoria, quindi dire perdite idriche, manutenzione stradale e così via, e dare delle priorità, perché se qui ci sono i bambini che giocano a pallone, per me diventa priorità 1. Quindi la sicurezza a prescindere di cosa io ne prendo atto di questo, però invito, anzi, se puoi mettere il link direttamente qui tra i commenti. Per ora no, non lo posso mettere perché il telefonino non è mio. Okay. Me l'hanno prestato, va bene, perché. Va bene. Ok, andiamo avanti. Poi Lucia Sole, in via Roma, io leggo testualmente, accanto 261, presumo il numero. Civico, sì. Sì, scalinata, bidoni, è molto, diciamo, scalinata, bidoni, spazzatura, erba, c'è di tutto. Bidoni in che senso? Sono stati lasciati bidoni? Sono bidoni della spazzatura di qualche vicino? No, scalinata, bidoni, spazzatura. Scalinata, bidoni, spazzatura. Diciamo tutta una cosa. Erba. Io presumo che sia, sai dove? Di fronte c'è un forno là vicino. Ah, ok, la scalinata... Presumo, no? Okay. La signora può specificare. Cioè, è un problema di pulizia, non lo so. Dice erba. Erba, quindi... Vabbè, se... Valentino. Dai, puoi dare il mio numero alle persone? No, io non ho problemi, non ho problemi. Perché così almeno, oppure io traccia, guardo le foto, perché Valentino alcune volte può capitare, guarda, c'è un enorme buco, e poi diciamo è qualcosa di rilevante. Si deve fare pure la cosa minima, attenzione. Però fa da sé che tra una buca o il tombino, come diceva, di via Santibaudo, sì, che è pericoloso perché ci vanno dei bambini, io preferisco prima mettere in sicurezza, ripristinare questo tombino e poi fare la manutenzione sul piccolo buco. Ecco, questo è quello che intendo io. Quindi la documentazione fotografica, se potete anche mandarla sul mio WhatsApp, non ci sono problemi, quello personale, ma io... Per me è dei cittadini. Comunque io, attenzione, lo dico subito, io il tuo numero non lo do. No, okay? Vabbè. Se vuoi, se qualcuno lo chiede, mi chiami, io ti autorizzo sicuramente. E cioè, ti do il numero della persona. Allora, mi dice Salvo Turdo, sì, esatto tutto, il raccordo ad anello fino aggiungere al super. Presumo comunque che sia quello. Quel tratto di cui ti dicevo io. Ah, quello che dicevamo sì, prima? Sì, di quella palestra. Ok. Poi, Settimo Tour mi dice, sì, è quella accanto al forno, probabilmente intende... La scalinata, scalinata. Benissimo, andiamo avanti, intanto ti fanno i complimenti, però sbaglio. Grazie. Perché c'è uno che si chiama Diego Malescio. Diego Malescio, lo conosci? Sì, un collega mio. Allora, esercito. Allora, grande consigliere, assessore. Professionista umile,
sicuramente farà del bene. Un saluto dalla Calabria. Salutiamo la Calabria. Dove si trova lui? Lui vicino Catanzaro. Ci sono stato, quindi conosco quella zona, la conosco abbastanza bene. C'è un paese bellissimo che in questo momento non me lo ricordo, della ceramica artistica, che ci sono stato. Buonasera, dice Francesca Mansella. La strada che porta all'MD non si capisce più se è una strada. È un'impresa andare al La supermercato. strada, quindi zona tramontana Sì. stiamo parlando. Sì, lì praticamente vogliamo fare giustamente una manutenzione straordinaria, perché ovviamente non è che sono piccoli tratti, quindi non possiamo fare dei rappezzi. Quindi dice: ma è intanto che ci fate stare sulle buche? No, il problema è che se uno deve operare bene, deve farlo a 360 gradi, quindi è inutile fare rappezzi. Lì vogliamo fare un progetto, un grosso progetto, quindi asfaltare, o meglio, ripristinare sia dalla base di fondazione allo strato di collegamento allo strato di usura di tutta la strada. Però è chiaro che è in programmazione, e non posso dare una tempistica in questo caso, ripeto. Però quella è una strada senza offesa per il terzo mondo, da quarto mondo. Sì, ci sono passato più Ok, volte, però assessore, vediamo sì, cosa possiamo fare. assolutamente. Protezione civile, vediamo cosa si può fare. Ammesso che sia un problema di protezione civile. E Salvaturno dice esattamente, mi riferisco a tutto il raccordo ad anello a giro. E sono ad arrivare nelle zone del supermercato, presente, praticamente vuole dire quello. Quindi, palazzetto dello sport, palestra si passa, si va a girare dove c'è un ristorante che prende il nome Ok, della contrada, ma non lo diciamo. Poi ok, c'è un grande supermercato e scende fino ad arrivare, diciamo, sulla ok. Ok, statale. quindi dopo. Ok, è chiara la condizione geografica. E il problema qual è? Non ho Il capito. problema è che è piena di buchi, è Ah, è piena di impraticabile, buchi. dove addirittura un tratto di strada sta cedendo, vero è, vero è. Se noi andiamo là, se tu vai là, vai a vedere che un Invito, tratto. come si chiama? Salvo Salvoturdo, utilizza il link, così lo mettiamo in programmazione, perché per quanto riguarda la zona tramontana era stata già segnalata. E invece di questo, dico la verità, non l'ho visto tra le segnalazioni, dico la verità. Quindi è chiaro, Vabbè, utilizzate il link perché è il miglior modo per appunto centralizzare tutto e fare tutto. benissimo. Sì, Lucia Sole mi scrive: è la scalinata di fronte al forno vicino alla cappella di San Ok, Giuseppe. ci Quella siamo là, capiti. perfetto. Andiamo avanti. Aspetta, buonasera. Ecco, Francesca Correnti dice: però bella la democrazia. Ti piace? Stupenda la Andiamo, democrazia. i social vedi che servono a qualcosa. Buonasera, quando la pulizia del fiume? Quando Fiume Eleuterio. Resumo. Fiume Eleuterio, qui vogliamo fare un grosso progetto. Non voglio anticipare nulla perché è in cantiere e spero di riparlarne la prossima volta. Quindi voglio conservarlo perché è il fiore all'occhiello, il Fiume Assessore, Eleuterio. io guarda, ti dico questo, noi dobbiamo parlare, Assolutamente. siamo simpatici, siamo carine, però dico, noi dobbiamo sempre partire che noi siamo in una fase, tu sei da una parte, io sono dall'altra. Certo, Quindi io ho assolutamente. il dovere di dirti che faremo un progetto, io ti faccio sempre la classica domanda, sì, ma quando? Perché mentre a Roma si discute, gli è piaciuto questo, gli è piaciuto all'assessore Amadeo, mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata, cioè noi praticamente abbiamo la famosa spada di Damocle. Allora mi domando, tu sei un bravo ragazzo, tutto quello che voglio, assessore, dobbiamo guagliare. Dobbiamo guagliare, assolutamente. Allora, speriamo, no, speriamo. Diciamo che se vogliamo dare delle tempistiche, Prima possibile. vabbè, però volevo essere ancora più preciso. Magari dire entro marzo vorrei stilare un progetto di fattibilità tecnico-economico, visto che ormai ci ho preso gusto, Tutt'altro sei pure dato ingegnere. assolutamente. E perciò dico, visto che ci ho preso gusto, dato l'ultima vicenda dell'impianto di videosorveglianza. E voglio collaborare con il funzionario, vediamo per stilare il prima possibile un progetto di fattibilità tecnico-economica, nell'attesa di trovare qualche fondo, nell'attesa, perché non credo, cioè l'ottimale sarebbe trovare dei fondi, però intanto affronteremo il progetto di fattibilità Ma scusami, tecnico-economica. questo progetto della pulizia del fiume non può Perché intersecarsi. più che pulizia sarebbe una bonifica quella del fiume, quindi perciò Vabbè, ma parlo di chiamiamola come la progetto. vogliamo chiamare, però. Perciò parlo di progetto, perché sicuramente verrà interessata una ditta, cioè non è che possiamo fare la pulizia
Pulizia per me significa qualcosa di ordinario. E vabbè, pulizia intanto panneto, eccetera, eccetera. Se parliamo non lo so, io presumo che intenda dire questo, però attenzione. Noi poi abbiamo lì tutta un'altra serie di problematiche che sono legate, per esempio, alle pietre, tutto quello che arriva dall'alto. Però se gli diamo già una pulitura... Quindi, allora, se parliamo delle parti che costeggiano il fiume, quindi parliamo Canneto, i vari... Va bene, questo di qua possiamo... anche interessare all'ente sviluppo agricolo, ovviamente, quindi questa è una buona idea, ecco, vedi, per questo è bello anche il confronto con dico, i cittadini, alla fine, dico, vedi che bello, i cittadini non chiedono, non è che ti chiedono, dice, io voglio 1 milione di euro, no, però, chiudiamo la puntata. Nell'ottica del fatto che lì l'idea è quella di bonificare, quindi di far rivivere il fiume Leuterio. Tra l'altro, scusami assessore, tu forse non sei al corrente, ma giorno 25... 25, io farò assieme alla Bussola un convegno sul fiume Leuterio e sarà al Casale Amato. Saluto il Casale Amato, ovviamente Luigi, Rosi, e lo faremo lì con le scuole di Palermo, che è un progetto sul turismo, eccetera, eccetera. Ora, i ragazzi verranno là. Allora, la domanda è questa. Noi lo sappiamo che la valle dell'Eleuterio storicamente, tutto quello che vogliamo, però sappiamo pure che prima o poi, anzi non lo diciamo, lì è pericolosissimo. È pericoloso. È pericoloso. Sì. Tu nel 2008, non so dove, 18, scusami, non so dove eri, forse eri fuori. Ma qua, dico, abbiamo visto cose brutte, la morta negli occhi, tradotto. E poi anche nel 2000, mi pare 20, dicembre 2020, c'è stata l'altra botta grossa. Quindi, assessore, sì. Ci vuole l'esercito, sì. Allora, ci vuole l'esercito. Ci vuole l'esercito, ecco. Avete l'esercito. Allora, avete l'esercito. Mi odi, ma no, assolutamente no, non ti odio, allora, in maniera più assoluta no. Quindi attenzioniamo ancora di più il fiume Leuterio, va bene. Ok, Dani Leone, angolo via Giovanni Amendola, zona San Giuseppe, strada strapiena di spazzatura, nessuno la toglie. Allora, ti dico dov'è. Lì c'è un famoso dottore, un odontoiatra, salendo verso Piano Stoppa, da via Roma, passato il forno di cui abbiamo parlato noi, prima. La cappella di San Giuseppe, okay. Lì c'è un bar ad angolo, due strade, mi pare, una, due o tre strade sulla destra. Lì, tra l'altro, io ho segnalato una Mercedes che è il buon Patellaro, comandante Patellaro, ha tolto. Quindi lì c'è una bella, è cresciuto di tutto là. Ah, quindi parliamo di erbacce, perché spazzatura non lo so. Cosa, ma c'è spazzatura, mi dice. Spazzatura, ah, spazzatura. Okay. Dice la signora, io non lo so se poi... noi prendiamo per buono tutto quello che scrivono le persone. Può ripetermi la via, per favore? Sì, via Giovanni Amendola, zona San Giuseppe. Il numero non lo so, però dico francamente... Vabbè, si noterà, dico. Si noterà. Va bene. Allora, io invito sempre le persone a utilizzare il link. Però dico... Intanto... ormai, visto che le ho scritte, magari le segnalo io, le inserisco io. Confermo che le sta scrivendo, poi vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Ok. Già il 50% per me va bene. Poi io pensavo 80, però va bene, dai. No, è abituato. Okay. Allora, mi dice Settimo Tour, volevo sapere i lavori in piazza quando parte. E forse si è collegato da poco, perché è stato uno dei primi che ho detto. Quindi parliamo di gennaio 2020. 23, sì. Che l'hai appuntato, sì. Quindi ti rispondo Settimo, confermo gennaio. Infatti mi chiede pure per il castello di Visibile. Anche il parco castello, ma l'ha scritto pure qui, forse si è collegato da poco. E questo parco castello, tra l'altro soffermiamoci, cosa prevede? Allora, tutta la parte sotto il castello e la parte che va verso San Vincenzo, la parte che va verso San Vincenzo, tutto quel ripristino dei luoghi. Quindi poi nello specifico... arredo urbano, no? Sì, certo, assolutamente. Arredo, io li ho portati i miei studenti l'anno scorso da Palermo, sì. Abbiamo fatto un percorso storico. Allora, li riporterai appena verrà ripristinato. Prima che si infortunino, però. Allora, buonasera, forse Giusto Sinfonia si sta collegando adesso. Buonasera per Contrada Marraffa. Ne abbiamo parlato, come vedi è un argomento gettonato. Assolutamente. Vuoi ripetere una parolina, lo facciamo ritornare indietro alla diretta. Non si può fare, perché... no, vabbè, ne abbiamo parlato, va bene, ok. No, ma giusto perché ci sono anche altri argomenti. Ok. Ma noi il tempo. Allora, Francesca Correnti, che poco fa aveva scritto, adesso ripete: dice il Canneto ostruisce il passaggio. Ecco, si riferiva al Canneto del fiume, ok? Va bene, io ho risposto, se è di pertinenza comunale.
e lo aggiungiamo tra i lavori che deve fare l'ESA. Benissimo, Dani Leone ti ringrazia, grazie mille, vedi che gentile, grazie mille, gentilissimo, speriamo nel meglio. Questa veramente è una grande partecipazione democratica, civile ed educata. Andiamo avanti. Allora, poi volevo parlare di scuole, visto che l'abbiamo toccato, però poi siamo andati giustamente alle domande, però è corretto e doveroso. E adeguamento sismico della scuola Guastella, della scuola Don Lauri. Poi parleremo anche, c'è un progetto esecutivo di un nuovo asilo a Portella di Mare, e la Un nuovo ristruttura, asilo si intende proprio nuovo asilo ex ricostruito. novo, sì. E anche la ristrutturazione del O è su un Tommaso. appartamento No, no, ex novo proprio, nuova addirittura. costruzione, sì. E poi la ristrutturazione del Tommaso De Vigilia. Ok, cosa si intende per ristrutturazione? Ammodernamento, Ok, brevi, ammodernamento. perfetto, ok. E andiamo avanti, abbiamo altre cose? Sì, allora, vabbè, a breve avremo notizia del decreto dei finanziamenti per quanto riguarda spazi esterni della scuola Cosmo Guastella, il campo sportivo, Ok, ecco, infatti lì e volevo arrivare. scuola Chinnici, l'area attrezzata, e Landolina, il giardino, quella con l'area sportiva. Ok, allora cominciamo Qui adesso. Dimmi. Ok, aspettiamo, no, aspettiamo la notizia del decreto dei finanziamenti, quindi dopo questa notizia ti posso dare un tempo preciso. perfetto. Allora, io in questi giorni, anzi, dall'inizio della scuola, ho ricevuto molte foto, eccetera, eccetera, di questo passaggio, di questa strettoia per andare a Landolina. Lì c'è una strozzatura della strada che diventa un fiume. Ok, scuola Landolina, perfetto. Contrada Rigano, via, mi pare, Vittorini, se non ricordo male. Via Vittorio, contrada Rigano, la conosco Ok, ok. bene. La strettoia, scusami, come cosa Allora, dicevi? lì c'è una strettoia che, tra l'altro, con le piante si è ristretta ancora, diciamo con l'erba, si è ristretta ancora di più. E tra l'altro, mi dicono le persone che lì scorre un fiume d'acqua quando piove e diventa praticamente, non si può passare. Impraticabile. Mi pare che sia proprio, c'è un'azienda di lavaggio auto lì Ah, vicino. ok, aspetta, Ok. ok, allora sì, diciamo questi sono dei punti di riferimento fondamentali, Però non possiamo però dice non dire. possiamo assolutamente. Quindi va bene, lì andrò a vedere personalmente qual è la problematica e credo che a questo Lì punto vedi che ci vanno anche l'altra bambini, regione, assolutamente, quindi priorità 1, quindi priorità 1 e niente, qui la prima cosa che si deve fare a quanto ho capito è la pulizia di questa vegetazione Ma la vetusta, pulizia diciamo, e si poi deve fare pure, scusami se ti sì. interrompo, ed è urgente. Uscendo dalla scuola Landolina, andando verso poi quella che sarà via Pellingra, ci siamo? Ok, lì è tutta piena di canneti. E questo canneto arriva in mezzo alla strada. Però diciamo parte da terreni privati, quindi diciamo la Però è segnalazione la sulla si deve strada. fare, lo so, dico, però la segnalazione si deve fare sicuramente ai proprietari privati tramite la polizia municipale. Dico. Non lo so, io ti sto dicendo quello che mi scrivono le persone. Assolutamente. Ok, prego, stavi dicendo No, qualcosa? no, stavo scrivendo attenzionare ovviamente la polizia municipale Vuoi per ti quanto faccio riguarda i un'altra terreni domanda. privati. Assolutamente, sì. Allora, praticamente andando a San Giusto, vicino alla chiesa di San Giusto, Vicino alla chiesa di San per Giusto, sì. capirci, c'è un bar, San Giusto. Perché Vabbè, siamo a San Giusto? Anzi, non. saluto, vabbè. Lì c'è la fognatura che scende dalla parte monte e si ricongiunge a quella che poi scende da ex Corso Quattro Aprile, si chiama Via Scarpello. Ecco, una parte di questa fognatura è letteralmente distrutta, tant'è che, diciamo, tutto quello che viene da lì quando piove va tutto sulla strada e non è solo acqua. Sì, ok, lì. No, ci siamo È un capiti. Diciamo terreno. portata di acque reflue, Sì. diciamo è questo il problema. Allora, lì, per quanto riguarda in generale l'impianto fognario, è da rifare, sicuramente. Abbiamo iniziato uno studio di fattibilità sempre con l'area di competenza, con l'area 5. Ringrazio sempre l'architetto Lobocchia, lo Salutiamo. salutiamo, veramente un professionista, e anche Geometra Cirlito, anche Franco Ciglietti, insomma. Mi viene di ringraziarli tutti e li ringrazio proprio, non, cioè veramente lo dico col cuore in mano, li ringrazio. Lì giustamente facciamo diversi tavoli tecnici e abbiamo affrontato la problematica della fognatura e vogliamo realizzare appunto anche lì delle progettazioni atte a modernare appunto
impianto fognario, perché l'intervento tampone sì, per mettere in sicurezza ci sta, però la progettazione ex novo per me è sempre l'ottimale, perché parliamoci chiaro, l'impianto fognario è vecchio, l'impianto fognario è fatiscente. Ma ti ho detto, poi chiaro, ce la fa fare tutta questa cosa. Sì. Lo spalleggio, sì. Facciamo il binomio ingegnere-architetto. Superman, Superman e Bob. E andiamo lontano. Ok, è finito? Sì, sì, sì. Allora, sì. Dice sempre settimo, desideravo se dico, sapere la pulizia dietro il parco giochi di San Giuseppe fino via Trapani Erice. Pulizia straordinaria, pulizia ordinaria, non lo so. Non lo dice. Io invece avevo scritto un'altra cosa poco fa. Piazza Nasseria. Allora, piazzale Nasseria. Noi abbiamo alberi che secondo me vanno sempre in continuazione ripuliti, perché è un tipo di pianta che produce evidentemente molto fogliame, molto verde, e lì è un problema. Numero 2, lì abbiamo un parco giochi che secondo me, dal mio punto di vista, in quella zona non ci dovrebbe stare. Il punto di vista è condiviso, vale. Infatti abbiamo un'idea insieme all'assessore Amodeo, forse l'altra volta l'avevo accennato, se non ricordo male. Ho intenzione di spostarlo, quindi... Ma si sa dove? È appunto nell'attesa che decidiamo il luogo, è inutile non fornire più... diciamo la cittadinanza di un parco giochi, perché è certo, tutto distrutto esatto, ed è anche pericoloso. Qui, anche qui chiedo l'intervento della 31esima telecamera, ovvero del cittadino, perché è chiaro che la spazzatura, tutto quello che vogliamo, l'erbaccio, ok, però lo scivolo rotto, la talena rotta, è chiaro che lì non è un problema né legato né all'amministrazione. Legato all'amministrazione, dico. Allora, siamo stati noi due a rompere tutto. Vabbè, siamo stati io e tu, io lo scelgo. Però lo dobbiamo risolvere. Però dobbiamo risolvere, assolutamente. Quindi, spero in tempi brevissimi. Qui parliamo di bambini. Quindi, ripeto, sempre tu lo sai, quando parliamo di bambini. Ho scritto priorità 1 alla parola scuola, quindi intesa anche come bambini per l'attimo. Ti volevo chiedere un'altra cosa, tu vuoi dire qualche altra cosa? No, credo di aver detto, Smart City Idrico ne ho parlato, è stato pubblicato oggi anche il bando per l'efficientamento energetico per la pubblica illuminazione, sia per quanto riguarda il centro urbano che extraurbano, quindi Isimeri. Portella, Piano Stop, Gibilossi. Ok, allora ti dico un'altra cosa, intanto una signora, credo, Iri e Fra, dice io non lo sposterei, è un ottimo punto, è un punto di vista, giocando con le sue parole. Per me no, però per carità, signora, intanto la ringraziamo per il suo contributo. È giusto e doloroso il confronto, per me l'idea di parco mi viene in mente verde. Non solo, ma lì è pericoloso, pullman, macchine, cose. Esatto, poi comunque è nato come un piazzale, non lo so, diciamo sono punti di vista, signora, su questo non ci puoi, però il confronto... Fermo restando che la ringraziamo, ma veramente con tutto il cuore. Assolutamente sì. Ok, poi un'altra cosa, io avevo segnalato, assessore, qualche mese fa, dico questo è grave, dei ferri che escono dal muro di Piazza, però del lato Vigili Urbani. Allora, nella fermata dove c'è la fermata dell'autobus, c'è un bar, la fermata dell'autobus è stata spostata da questa parte. Lungo questo muro, sorgenti che praticamente sono di una pericolosità, dico, se tu ci vai... Bisogna metterli in sicurezza. Addirittura ce n'è uno talmente lungo che praticamente piomba a terra, quindi se tu non lo vedi, letteralmente ti infiocina. Ci possiamo andare anche appena finiamo la puntata. Ti faccio vedere dov'è. Dico, ma perché non si riesce a trovare lì una soluzione? E poi, dico, tra l'altro è una zona dove ci sono anche i vigili, dove ci sono molti ragazzi, bambini, ma al di là di tutto sono pericolosi a prescindere. Sono pericolosi a prescindere, poi se c'è la fermata ha maggior ragione. Quindi... Ok, proprio i ragazzi alla fermata, la mattina, che io passo da lì, vedo questi ragazzi con questi ferri che escono dal muro, pericolosissimi. Se ti prendi l'appunto, per favore. E allora, dice Ciccio e Jenny Triolo, un paese con la Brodo in effetti lo è sempre stato. Vabbè, ma noi stiamo cercando stasera di capire se possiamo otturare qualche buco. Piero Tripoli, asilo dei vigili, servono delle tettoie da
dove forse le aule, quando piove, i bambini entrano fradici all'asilo. Ok, ho capito cosa vuole dire. Allora, l'ingresso dell'asilo, ci vuole una tettoia per accompagnare, e poi si dovrebbe rifare tutto parte del piazzale, perché sempre quando piove ci vogliono gli Sì, stivali. poco fa dicevo che c'è previsto un ammodernamento del Tommaso De Vigilia. Adesso, nello specifico, le tettoie, onestamente, non so, parla praticamente delle tettoie Lui per... parla dell'ingresso che c'è quando tu entri proprio da Ah, via De ok, appunto, Vigilia. per evitare che si manchi... Perché, giusto, dice, tu entri alle Ascoltami. 8, sta piovendo, i bambini là davanti in inglese si Si assammarano. assammano, ok. Ok, vabbè, ci Tettoia... permettiamo di No, va bene, va scherzare. bene. Ok, poi sempre Ciccio e Gennitriolo, scuola Landolina, questo però signora l'abbiamo detto, allora vabbè, lo diciamo. Scuola Landolina, quando piove fiumi di fango, uno cantava fiume di parole, no? E ma non è il caso dell'assessore, No, vabbè, fiume di però... parole. E acqua, genitori costretti a mettere in braccio i figli per non farli inzuppare d'acqua. Dice vergognoso, vabbè, ma l'assessore c'entra poco, però se ne deve occupare. Assolutamente sì. Ok, dei ferri ne abbiamo parlato. Un'altra cosa, assessore, visto che ci sei, sei anche bravo, allora, disabili. Non è il tuo campo, non è il tuo campo, però nel senso che se ne sta occupando l'assessore Amodeo, quindi, che magari forse ci starà seguendo, anzi la salutiamo. Allora, questa benedetta famosa riunione dove non c'era l'ASP è stata il giorno delle elezioni, lunedì, mi pare il 26 settembre, Data del mio compleanno, sì, ricordo. che è un lunedì. Sì. Ok, allora era proprio quel giorno. Dico, è stata spostata. Per favore, assessore, parliamo di disabili. Contatto... Da quando finiamo, dopo un minuto, contatterò l'assessore Amodeo. Qualcuno giustamente mi ha detto, l'altro giorno non si dice disabile, ma si dicono persone con disabilità. Quindi, diciamo, Va persone bene. con disabilità. Me lo fai questo favore personale? Assolutamente. Ok. Poi, Lori, mamma mia, allora, una che si chiama Lori, Franci, Fabio, Vinci, Amorello. Tutta una. Allora, non parliamo di tutte le buche che ci sono. Vergogna, una macchina mi sta finendo, signora. No, 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 è una No, battuta. attenzione. E noi paghiamo. E la signora purtroppo ha ragione. E mi dice pure via Papaleone, strada fa Sì, via schifo. Papaleone Ne l'abbiamo abbiamo già affrontata parlato, ne prima, abbiamo già però parlato. invito sempre tutti a utilizzare il link per le segnalazioni, perché vanno bene le vie brevi, WhatsApp, Facebook, ok, però lì riusciamo a centralizzare tutte le problematiche. Io magari poi fra un pochettino ti faccio vedere, se vuoi, come riusciamo a centralizzare tutto e a vedere dove dobbiamo operare. Quindi per far capire, vabbè, lo faccio vedere poi a te, se non è un problema. No, lo puoi fare vedere Ah. avvicinandolo. Posso. Ti puoi avvicinare con. Se vuoi, attenzione. Non so Assolutamente. se ci Io sono faccio cose di vedere. privacy. No, non ti preoccupare, non ho niente No, per da carità, magari. nascondere, giusto per far capire come operiamo. In questo modo abbiamo la mappatura di tutte le manutenzioni che dobbiamo fare. Lo faccio Sì, vedere. vediamo se si vede. Mettilo lì che io me ne accorgo poi un minuto Dimmi se dopo. devo avvicinare. E la devi centrare verso quella zona. Quindi noi abbiamo in questo momento tutte le mappature. Queste sono le perdite idriche, poi ci sono quelle Aspetta, manutenzioni stradali. avvicina, 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 avvicina un altro po' da questa parte. Non so se vedete. Comunque, ve lo confermo io, sono tutte, è una mappa piena di tante X, No, una queste qua specie. sono Che la sono chiave X? inglese, Ah, la quella chiave inglese, inglese, quindi quella inglese, lavoro, perfetto. esattamente. Perché grazie a questo sistema noi possiamo, ecco, e poi vengono pure scritte, diciamo, le vie, ecco, dove dobbiamo Questi operare. sono frutto di quel link. Per Esattamente. favore, scrivete anche. Che abbiamo così, è tutto automatizzato. Facciamo gli ordini di servizio a tutela anche dei nostri operai. Perché è chiaro, se c'è un ordine di servizio, devo operare in via Scusami, ma Roma quanti sono 230. questi operai? Per ora, facendo così un conteggio, 3, 4, 5, compreso chi è il loro vigilante, Che 5, lavora però. esatto, Ok, non solo vigile. 2, 7, 2, 9, più qualche supporto da parte dei PIP. E qualcuno reddito di cittadinanza, quindi adesso vogliamo incrementare la manovalanza con i nostri. Quindi capisci bene che quando dico prossimo allo zero è il riferimento a che cosa? Alla mole di lavoro che abbiamo. Quando abbiamo un nuovo operaio per tutti,
per tutta questa Il problema non è questo, il problema è manutenzione. che tutti questi problemi si sono, diciamo, È questo. incancreniti da anni. E Sì. io lo capisco, però assessore, non è che noi possiamo andare a New York a parlare di queste cose, Assolutamente ti no. dobbiamo Siamo qui a Missile tormentare. Mary, quindi Ti li dobbiamo dobbiamo tormentare. risolvere a Missile Mary. Allora, sempre quella signora di poco fa del parco giochi, Iri e Fra, di fronte alla caserma dei carabinieri c'è una stradina con un buco enorme dove i cittadini per chiudere un o il buco hanno messo dentro un Sì, secchio. tra l'altro Non so se la conosci questa. sì, perché oggi mi ha mandato la foto appunto il maresciallo Di Grazia, proprio l'ha mandato lui, quindi vabbè, ho temperato, a prescindere, perché rientra tra le nostre competenze ovviamente, però ripeto, l'ho saputo oggi e mi ha pure riferito il fatto del bidone, c'era, non c'era, insomma, questo è qua si deve fare perché è questione di sicurezza, quindi Salutiamo anche salutiamo il il maresciallo Di maresciallo Di Grazia. Grazia, sempre, persona veramente gentile e Uno dei disponibile. nostri angeli custodi. Assolutamente sì. Allora, un'altra cosa ti volevo dire, assessore. Per quanto riguarda gli alberi, poco fa l'ho dimenticato. Allora, ce n'è uno proprio dentro la scuola Traina, proprio dentro la scuola, nel senso che è nella zona, diciamo, esterna, ma sempre di competenza della scuola Traina, i cui rami stanno letteralmente entrando dentro le finestre dei ragazzi. E tra l'altro, Dio non voglia, una situazione di pericolo, sto albero entra direttamente là. Secondo me andrebbe tagliato. Direttamente Però per io non quello, però sono vabbè, diciamo, vivaista. no, Ok. vabbè, al di là di questo abbiamo fatto una schematizzazione per quanto riguarda gli interventi arborei e questo lo facciamo rientrare anche all'interno di questi interventi. Abbiamo un solo giardiniere, ti dico questo, Sì. Io è non ti un sto operaio di dicendo taglialo supporto, domani però mattina. Io ti sto sto stiamo dicendo mettendo carne al fuoco. assolutamente, rientra tra le competenze e lo faremo il prima Ma possibile. lo sai che mi sta piacendo questa diretta. Anche a me. Ok, andiamo avanti. L'importante è che le cose le Infatti, risolviamo, giusto? devo cambiare pagina Devi cambiare perché. pagina. Allora, io invece devo cambiare pezzino. Ah, Attenzione al pezzino. attenzione Allora, alle pezzino. parole che Allora, si dicono. un'altra cosa. Via Pellingra Via c'è una Pellingra. fognatura che perde, è acqua di fognatura, che perde proprio davanti la fontanella famosa. Che i tuoi vivaisti hanno ripulito alla grande. Saluto Tanino Sì, e Tanino Giusto Cannola, Giusto Lo Franco e Rosolino e Compatti, Rosolino, che salutiamo. veramente Che salutiamo. Allora, domanda: operai eccellenti. opera eccellente. Allora, in via Pellingra, di fronte a sta fontanella, c'è questa perdita. Te la segnalo. Andiamo avanti. In via Ugo, dove sta via Ugo? In via Ugo la strada che. Ah, e lo dice la signora, che bravissima. Allora, la strada che da Viale Europa porta al supermercato. Oh, vabbè, lo diciamo. Sisa. Via Vabbè, Ugo la strada che da diciamo, Viale Europa l'importante è porta per al avere supermercato un Sisa. punto di riferimento. Via l'Europa, dove c'è quel negozio, credo che. Ok, Ho va capito. bene, Ci sono voragini vere e proprie. Si può provvedere? Provvediamo. va bene. Provvediamo, però invito sempre a utilizzare il link, così noi Vabbè, ma abbiamo. assessore, però Tra, ce lo stanno però è segnalando giusto, ora. lo so, però è giusto ripeterlo, perché da lì Allora, se tutto centralizza va tutto. segnalato nei vari li nel link del comune di Missile Mary. Così almeno la via, il civico, Certo, l'altezza, giusto. così noi abbiamo tutto schematizzato. Ok, saluto la signora Sabrina, Annunziata, sì. Allora, Giuseppe Aloisio, che saluto, c'è una perdita di acqua in via Mariano Notar Leone, 83, mi dici pure, mi dai il numero. Già segnalato il 27 agosto online Ah, nel tuo link, assessore, andrò a il 27 vedere. agosto. Vediamo. Vediamo se è vero. Però Giuseppe Aloisio, secondo me, non si sbaglia. Via Dopo 15 Mariano. giorni ho telefonato al comune e mi è stato detto che riferivano. Allora, Vittoria Villa Mi dice Antonia, San via Notar Gaspare. Leone 83. Papa Pio XII, Roma 204, Pellingra, Arcide Gaspare, Luigi Capuana, Tommasi Lampedusa, Papa Leone XI, Corso Vittorio Emanuele, Via Zisa, Via L'Europa, Mi Via sembra Torre l'ufficio Assa, tecnico questo. Corso Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele 44, Corso Vittorio Emanuele Non c'è. 105, non ce l'ho. Quindi, riproponi, può essere pure Giuseppe, che. fammi questa cortesia. Questa sera lo scrivi di Sì, nuovo alla. mi raccomando, area 5, perché si spunta area 5, ci sono tre obblighi, metti problema o piuttosto che segnalazione. Area 5, nel messaggio scrivi cosa Intanto dici. però te lo Va stai bene, intanto lo appuntando, appunto giusto? io. Allora Via mi dice via Mariano. Notar, no, via Mar sì, Assolutamente. Notar Leone, Mariano Notar Leone 83. E poi vedi se c'è questa. Certo, perché di solito può capitare che magari
qualcuno mette un'area succede, piuttosto che un'altra, andiamo può avanti. Capitare, noi dobbiamo aiutare, qua, come stai facendo, assolutamente, i cittadini. Allora, Ciccio e Johnny Triolo ancora, giustamente, e la ringrazio. In base alla carenza totale di operai, vigili, eccetera, eccetera, il comune sta intervenendo con, io leggo testualmente, magari assunzioni trimestrali o altre forme di assunzione. Complimenti a Domenico, l'unico che ci mette la faccia. Non è vero. No, tutti ci mettono la faccia. Non è tutti vero. Ci mettono la faccia. Però no, i complimenti me li voglio prendere, dico. I complimenti ti pigli, ma non è che possa... No, no, siamo, ci ha messo siamo la... tutti, tutti ci stiamo mettendo la faccia. Al sindaco, a tutti, veramente, a tutta la giunta. Assessore Amodeo. Perché sarebbe ingiusto nei confronti degli altri. Franca, assolutamente. E, sì, lo dicevo pure prima, attraverso i progetti PUC, ovvero con l'acquisizione delle persone del reddito di cittadinanza. Sono 90 persone che verranno destinate tra area 4 e area 5, quindi... Assessore, ma questi bastano? Sempre quella la domanda, bastano queste persone? Perché io non voglio... Ma il PUC poi può alzare una pietra? Ma assolutamente... Allora, è chiaro che ci sono all'interno di queste figure, figure professionali per l'appunto, dall'idraulico, all'elettricista, al muratore... Lì la limitazione è negli orari, però è chiaro che io sono un matematico, se noi facciamo 4 riparazioni al giorno per 10 giorni su 40 riparazioni, sì, se noi facciamo la somma di questo foglio e di quest'altro foglio, a una trentina non ci arriviamo, più questo non ci arriviamo, con questo voglio arrivare. Il personale, se opera in maniera continua, in maniera costante per l'appunto, riusciremo a ottemperare tutte queste problematiche. Vabbè. Non è questione di ottimismo, è una questione di... Assessore, io quando scherziamo, dico, sì, però sì, dico, noi dobbiamo cercare di raggiungere il male. Io quando giocavo male a calcio, io entravo sempre per fare gol, poi non ci riuscivo, però io entravo per fare gol. È chiaro che ti stiamo segnalando 2 miliardi di cose, non c'è dubbio che secondo me ci vogliono 18 anni per farlo. Però dico, quantomeno cerchiamo di raggiungere un obiettivo 70-50. Sì, 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 io sarei a posto col 50%. Comunque, vabbè, tu però hai detto 80, quindi. Allora, non ti sbilanciare, non ti sbilanciare. Allora, Giovanni Orlando, che saluto, Giovanni Orlando Piano Stop. Allora, buonasera, a nome del Comitato Nuova Alba. Ho fatto richiesta per l'installazione, ecco, per l'installazione di un impianto semaforico presso l'incrocio del campo comunale di Piano Stoppa. Ok. Ritengo sia un'opera necessaria per la viabilità. Ci sono riscontri in merito? Tra l'altro ne abbiamo pure parlato. Con Giovanni. Sì, con Giovanni che saluto, tra l'altro lo conosco. E poi io abito pure piano Stoppa, quindi e qui ritengo che sia veramente doveroso. Però lui, diciamo, non so che canale abbia utilizzato, anzi, gentilmente, che canale ha utilizzato Giovanni? Per, diciamo... Ma intanto sto utilizzando sto tetto, sto canale. Okay. Bene, ok, no, va, giusto per capire lui, vabbè, diciamo la richiesta a chi l'ha fatta. Giusto Merendino, e chi non ha il computer o le persone anziane come fanno? Come si faceva una volta? Richiesta lettera al comune. Beh, è chiaro che io ho messo a disposizione il mio numero di cellulare in primis, poi si può chiamare al comune e c'è la signora che lavora insieme al geometra Cirrito che prende cura delle persone più anziane che hanno il computer, così dicono la via, il numero civico, il problema, e utilizza il link per appunto fare la segnalazione. Così, semplice. Poi è chiaro che se si ha il figlio, se si ha il nipote, c'è il telefono, può chiamare al comune, c'è il telefono, può chiamare me. Dico, le soluzioni ci sono. Se chiama al comune e cerca dell'assessore Salerno, sicuramente risponde. Salerno no, Livorno. Ora ti spiego, io ho un amico che si chiama Domenico Salerno e purtroppo succede. Infatti l'altra volta che ti chiedo scusa ho scritto su Facebook Domenico Salerno. Allora, torniamo a Livorno invece, in Toscana. Sì. Allora, Giovanna, la signora Giovanna, vorrei sapere a chi mi devo rivolgere per fare la striscia gialla per disabile, avendo la legge 104 o il divieto di sosta del magazzino però il disabile deve uscire, ci sono sempre macchine davanti al portone. Vabbè, l'abbiamo capito. Quindi richiesta, vabbè, ci sono gli uffici preposti. Dico, è già stata fatta la richiesta, non è stata fatta, questo voglio capire. Che se non è stata fatta... Non lo so, signora Giovanna, è stata fatta la richiesta? Cioè, voglio capire se è stata fatta la richiesta, non è stata fatta la striscia, o se adesso mi sta chiedendo come deve fare la richiesta. Cioè, questa... Non lo so, ce lo dica, che siamo ancora qua per altri... 8 minuti, 10 minuti. E Giovanni Orlando dice: sì, ho inviato la lettera al sindaco e alla polizia municipale. Lettera al sindaco e alla polizia municipale. Polizia municipale.
Giovanni, la prossima volta per conoscenza metti gentilmente anche me, così Assessore Levon, perché non Salerno. se per conoscenza, no, perché se sindaco e comandante della polizia municipale è chiaro che un attimo esula dalle mie competenze, però Comunque, al di là di dal tutto, momento in cui... lui lo ha segnalato. Tra l'altro, lì in quella zona ci sono sempre incidenti. Sì, lo so, perché io abito là vicino. Quindi. Allora, Giovanni, sentiamoci per telefono lunedì mattina. Io lo posso dire in diretta, tanto Giovanni ha pure il mio numero. Giovanni, Il lunedì chiama semaforo. l'assessore, vediamo che cosa riusciamo a fare. Hai il disco verde. Ecco, ok, perfetto. Sei in vena oggi. Ma sei tu che mi metti Ah, serenità, sì. sì, e tranquillità. E poi sei simpatico, sei un giovane, sei un matematico. Allora, Gaetano Nascente. Allora, di nuovo Gaetano. Grazie a chi dà voce ai misimmeresi, solo... Ah, questa era per me, vabbè, solo per passione, con vera umiltà, vabbè, professore Sucato, vabbè. Lasciamo stare i ringraziamenti, Complimenti, professore perché poi... Sucato, Sì, complimenti perché poi veramente. dicono che lo faccio per auto. Va bene, non abbiamo altri messaggi. Io mi aspettavo quello della signora Messina. Vabbè, Intanto... se intanto ti ha detto la via, io lo segno della La via è signora sempre Gio. quella, la via è via Signora. No, Cuba Canneto. aspetta, è quella del disabile. Sì, Scusa, della parliamo persona. di... Non ti voglio dare però per motivi Dell'estrisciaggiata. di privacy troppe informazioni. Ok, Ok, poi te li perdonami, dico, parliamo di disabile. non te. Allora, Va bene. ok, niente. Poi altre cose da dire, da fare. Ah, ecco. Io ho segnalato più volte in viale... Mi dice la signora Giovanna, ho il permesso di divieto. Signora, Cioè, mi dice che ho il permesso di divieto, non posso so. appuntarmi il cognome così Sì, Giovanna personalmente? Messina, poi ti Ok. dico precisamente dov'è. Va Va bene, bene, dopo. così Allora, me lo dici prima. Viale Europa, dunque, andando subito da Viale Europa, dopo il bivio, l'iniziale bivio di San Giusto. Dove tra l'altro il sindaco, dobbiamo ringraziarlo, tempo fa ha fatto tagliare gli alberi pericolosi nella famosa villetta. E lì camminando non solo c'è una bellissima buca, ma c'è un bellissimo ferro che esce, che è molto pericoloso. Altezza civico non te lo Non me ricordi? lo ricordo, però ti dico pure precisamente dov'è. L'hai presente che lì c'è un negozio di materiale elettrico? Ah, ok. Quindi lì. Te lo scrivo. No, ok. Ok, andando più avanti, ma parliamo di 20 metri, prima del forno. Che c'è un forno, Sì. allora tra il negozio di elettricità e il forno, proprio davanti alla macelleria. Lì mi pare che c'è una Hai macelleria, sì. utilizzato il link? Hai utilizzato il link? No, non l'ho utilizzato. Vabbè, ok. Utilizzate il link. Vabbè, ma te lo dico io. Ok. Ok, l'ho segnalato via qua Facebook con le foto che mi hanno segnalato. Quindi, Ok. Il negozio è il forno. va bene. Il forno abbiamo capito che è questo, Sì, giusto? quello là, quello là, Va quello là. bene, E il va negozio di ferramenta, di elettricità è bene. l'altro. Bene, mi dice, volevo sapere, Parco Giochi San Giuseppe, Parco quindi dentro Quindi. il Allora c'è il campo, palazzetto dello il palazzetto sport, dello quindi sport. Parco Lei, Pupini. Ok. sì, Ok. Cosa presumo vuole sapere? pulizia, interventi, non l'abbiamo capito. Cosa vuoi, settimo, cosa vuoi a San Giuseppe? Fammi Sì, per capire, carità. se. Poi un'altra cosa ancora, ti stavo dicendo poco fa, ma me lo sono scordato. Sì, allora praticamente un po' di ordine, me lo diceva qualcuno, me lo scriveva. L'hai presente dove c'è la caserma? L'hai presente ovviamente. Andando più avanti c'è un forno. Dopodiché, dopo il forno si va in via dei Fasci Siciliani. Ok. Lì ci sono macchine parcheggiate, non si può passare, eccetera, eccetera. E questo mi è stato pure segnalato. Quindi un problema legato alla viabilità. Vabbè, Allora, vabbè, lo dico a te. diciamo qua lavoriamo tutti, La anche se squadra, no? abbiamo, bravo, lavoriamo proprio di squadra, anche se non è di mia competenza, però se lo so e posso operare con gli altri assessori, operiamo, non ci sono problemi. Di via dei Fasci Siciliani. Ok, poi, un'altra cosa, che ora te la dico, però intanto scrive Gio De Luca. Buonasera, in via Tramontana, vicino l'autolavaggio, ci sono buchi con il ferro che Vabbè, fuoriesce. tutta la strada che abbiamo attenzionato prima praticamente, perché a parte Sì, vado quella verso là, quella là, quella l'MT, là, quindi quella già là, quella là. avevo dato le mie disposizioni. Benissimo. Sempre Settimo dice, ovviamente si riferisce al parco giochi di San Giuseppe, metterlo di nuovo in funzione, pulizia e giochi. Ah, Evidentemente giochi. non è No, in funzione. ci sono delle associazioni che hanno fatto dei patti di collaborazione, quindi
comunque viene utilizzato da diverse associazioni. Non so, vabbè, la pulizia, tra l'altro, il patto di collaborazione nasce appunto per rendere decoroso un'area che noi prestiamo appunto all'associazione stessa. Quindi sicuramente, cioè, Così mi dice cosa ti dico. vabbè, io comunque ci sono stato da poco, non rilevo così estrema fatiscenza. Tu come sei col tempo, come siamo messi? Possiamo andare avanti altri 5 minuti? Valentino, io sono Lo liberissimo. so, io ti ringrazio, però non possiamo impegnare il signor Bellesci, è gentilissimo, ma non possiamo impegnare tutta la serata. Allora, Giacomo, Si vede sai? che è gradevole la diretta, Anche dico. un profumo che arriva qua di Infatti. sugo. Allora, già, sì, è gradevolissima. Giacoma Saitta Losciuto, che saluto la signora. Contrada Bizzoli, che non si può più camminare con tutte le buche che ci sono. Contrada Bizzoli. Contrada Bizzoli, D'altro, avete non so fatto un se la. intervento? Esatto, e non so se l'abbiamo. No, non abbiamo parlato più prima, però l'avevo messo pure io tra gli appunti. Perché insieme a, diciamo, al dissesto, scusami, stradale che c'è anche in Sì. Contrada Marraffa, dobbiamo operare in contemporanea. Quindi, non so, abbiamo parlato prima. No, abbiamo parlato solo di Marraffa, non abbiamo No, parlato di Contrada Bizzoli. no, no. Quindi come siamo messi? Allora, lì ho Ma non detto. puoi fare una puntata con l'assessore che Con il ammiro? funzionario, sarebbe l'ottimale, con il Vedi tu. funzionario dell'area 5, l'architetto Lobocchio, per carità, sì, possiamo programmarla così, piuttosto che fare, rapportarci, l'ottimale sarebbe cooperare per come stiamo facendo, quindi sia nella diretta che nell'attività lavorativa in generale. Benissimo, andiamo sempre alla signora, vedo una donna qua nella foto, quindi penso che sia una donna, Irefra, e volevo chiedere se è possibile trovare una soluzione per chi come me cammina a piedi col passeggino, allora bambini, ed è impossibile camminare sui marciapiedi in via delle macchine posteggiate, ah, per via, volevo, per via Ah, per via delle del. Ah, ok, macchine. quindi Ok, parliamo legato sì. sempre alla viabilità, quindi divieti di sosta e Sì. quant'altro, certo. Quella viabilità la dobbiamo affrontare, ok. Ok, altra cosa, non so se lo devo dire a te, si era parlato di denominare col nome di Falcone e Borsellino alcune piazzette, non so se te ne vuoi occupare, anche le fontanelle che tu hai pulito, Sì. da Quindi da ribattezzare, dici. ribattezzare, mi dice Pina Priola, Valentino veramente ci sono quattro perdite d'acqua, cominciando dal forno bip, quello lì di San Giusto, Ok. fino al negozio di frutta e verdura, quindi Viale Europa. Gli parliamo di Via d'Europa. Viale Europa, per Sì. capirci dove di fronte c'è un negozio di abbigliamento. Stiamo facendo pubblicità a Siamo. tutti No, stasera, senza dire no, il vabbè. E sì, sono messe in programmazione se sono state, diciamo, segnalate tramite link apposito. Sono messe in programmazione. Dico, signori, ripeto per l'ennesima volta, utilizziamo il link così abbiamo una bella programmazione e man mano le facciamo. Devo fare una domanda cattiva. Assolutamente. Allora, Giuseppe Sole, via Cioè, la Luigi. fai tu o la fa Giuseppe Io, Sole? no, 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 Ok. io te la faccio cattiva. Giuseppe Sole, della bella. Via Luigi Capuana, vicino a via Madonna del Carmelo, quindi lato Canneto, per capirci, quella che va verso la scuola Landolina. Via Questa è la scuola. Luigi Capuana. Siamo al buio da parecchio tempo. Luigi Capuana. Sì, vicino a via del Carmelo, Madonna del Carmelo. Luigi Capuana, cioè accanto alla via Filippo Castella, che è dove sono cresciuto io. Benissimo, quindi a maggior ragione. No, vabbè, No, guarda. no, No, vabbè, no, 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 è no, giusto per no, no, avere il riferimento. È per avere il una riferimento, battuta. questo è. È stato segnalato tramite link. Giuseppe, l'hai segnalato tramite link? Lo segnala tramite me. Vabbè, ma Va bene, no, va bene, fallo ma anche tramite io lo scrivo, se non viene link. Sta segnalato scrivendo, veramente sta scrivendo. posso segnalarlo io, non ci sono problemi, così entra in programmazione. È una Vabbè. cosa, ripeto, è qualcosa per centralizzare tutte le problematiche. Vabbè, una delle ultime domande perché poi dobbiamo chiudere. In Sì. Contrada Padellaro paghiamo tutti i diritti, vabbè, ma non abbiamo nessun servizio, la strada è pessima, noi abitanti da anni sistemiamo vabbè, a nostre No, spese la aspetta. strada. Padellaro. Contrada. Poco te dare, te lo traduco in inglese. Ok, ci siamo? Quindi problema a livello di manto stradale, ma sono piccole buche, parliamo di
tutta la strada, prati. Signora, signor, non so se maschio o donna, Gio De Luca, scrivi precisamente dove, magari il punto, così magari. Esatto, contrada Però fermo restando proprio. che la signora o il signore può sempre mandare dal Esatto, link la attraverso i link. comunicazione e le foto, dice, buche tante, dice. Vabbè, Buche. comunque, signora, eventualmente, o signore, ci dica, donna, mi scusi, signora, ma non si Sì. capisce Gio, quindi, Vabbè. se può spedire all'assessore, magari le foto della zona che lei ritiene opportuno che si intervenga. Ti volevo fare un'altra domanda, quella delle denominazioni delle strade, l'hai scritto? Denominazione Sì. strade. E poi un'altra cosa, la domanda cattiva. Ma intanto guarda che brava la signora, Iri e Fra, vi vorrei ringraziare di cuore, è uno dei pochi paesi che ascolta il cittadino. Questo è un bel Complimenti. complimento, un bel Complimenti, complimento. complimenti, complimenti. La signora Gio De Luca dice che scriverà e ti dirà, e comunque sarà fatto. Di Contrada Padellaro. Padellaro, perfetto, che non è il comandante, quello è Padellaro. Padellaro. Ok, che salutiamo. L'ultima Ci siamo cosa. visti fino a stamattina, comandante, sempre disponibile, tra l'altro. Un'ultima cosa, per quanto riguarda gli operai, noi diciamo sempre, io ti faccio la domanda cattiva, ma pagare lo straordinario per farli lavorare di più? No, guarda che lo straordinario è Cioè stato. illegale, sì. Certo che è legale, assolutamente sì. Cioè, Allora, però è chiaro che poi noi possiamo andare contro un contratto ma se di c'è lavoro, ci siamo. un'emergenza? L'emergenza, però, se facciamo sempre leva su emergenze, Ma non è significa detto ogni facciamo giorno lavorare di. H24. Però la scorsa settimana, per dire, tre dei nuovi operai hanno fatto straordinario. Io non Due ho parenti tra gli settimane. No, operai. assolutamente, ci mancherebbe. Ok. Però dico, tre hanno fatto straordinario, 2 settimane fa pure. Quindi, comunque, a rotazione qualche straordinario viene fatto. A rotazione. A rotazione, perché poi è chiaro che poi fare 9 straordinari per 5 giorni significa gravare sul bilancio. Vabbè, molti ti ringraziano, vabbè, No, io ringraziano anche me, ma io no, non ho fatto ringrazio tutti per niente. l'ascolto. Allora, intanto possiamo chiudere. Va bene. E allora, intanto ringrazio l'assessore Livorno. Questa sera l'assessore Livorno ci ha dato grande esempio di democrazia, non perché è qua vicino, ma lo hanno fatto anche gli altri assessori. E io mi auguro, ripeto, siamo aperti a tutti. E che abbiamo fatto l'altro giorno una puntata sul caro bollette, è venuto anche il sindaco e gli altri sindaci, quindi siamo aperti a dove c'è educazione, rispetto, democrazia, senso civico e volere costruire qualcosa di buono. Le mie porte qua sono sempre gratuite. Un'altra cosa, no, volevo salutare l'assessore e dire eventualmente quando lui vuole tornare, noi Assolutamente, facciamo un'altra assolutamente. diretta. Ringrazio tutti coloro che sono qua intervenuti questa sera, che sono stati tanti, tutti educatissimi, tutti rispettosi, e quindi li vorrei ringraziare uno a uno, ma qua la fila è lunga, quindi grazie. Buonasera, assessore, buonasera a tutti, grazie Una buona mille, serata, buon grazie a tutti, lavoro, buon grazie mille, lavoro, buon grazie lavoro. mille. Ce n'è di lavoro, Ce n'è di grazie. lavoro, grazie, buona serata, vado a chiudere la puntata. Va benissimo, Arrivederci, grazie, qua benissimo. facciamo tutto. Sì.